Una volta dicevo che ero mille donne in uno. Ancora un po' mi ci sento. Adesso però mi sento un pochino più consapevole e una donna un pochino più divertita da questa consapevolezza, perché mi rendo conto che tanti limiti che erano imposti sia dall'esterno ma anche da me stessa, comunque li ho abbattuti. Quando c'è una creatività, un grande fermento dentro una persona, limitare questo fermento, questa creatività, in realtà fa dei grandi danni. Penso che in questo momento riesco ad esprimere veramente chi sono, quello che voglio fare e dove sono, dove voglio arrivare. Quindi Donna sulla Luna è un augurio anche a tutte le donne là fuori che hanno dei grandi obiettivi da raggiungere e che però magari hanno fatica, fanno fatica a raggiungerli per paure o per altri motivi comunque esterni a loro. Sono molto felice delle collaborazioni all'interno del mio disco, penso che veramente ogni featuring abbia dato un valore aggiunto ad ogni brano, che non è scontato. Tra l'altro il rapporto umano che si è instaurato anche fino veramente all'uscita a mezzanotte, per me è stato tanto rincuorante, perché capisci che la musica non è fatto di collaborazioni, di voglia di views, di click, eccetera, eccetera, ma in realtà è fatto di stima, di affetto e in qualcosa in cui comunemente si crede. E questo è molto evidente, sono molto grata a tutti i featuring del disco. Io e i ragazzi dei Boom the Bash ci conosciamo da tanti anni, abbiamo gusti musicali e background musicali molto simili. Ci siamo incontrati nel 2019 in un backstage e ci siamo promessi di collaborare, quindi finalmente è arrivato il momento, era solo una questione di tempo. Siamo innamoratissimi e gasatissimi di Moicani, ci crediamo molto, penso che sia un brano stilosissimo e non vediamo l'ora di portarlo sul palco. Amo scrivere i miei brani, sono passata da rapper che si concentrava principalmente sulla tecnica e sulla scrittura a voler veramente buttarmi nella musica a 360 gradi in tutto e per tutto. Amo scrivere particolarmente le melodie, è una cosa che mi appaga tantissimo e penso che ormai sono diventata più forte proprio anche, cioè principalmente quasi in quello, però ho tante idee, c'è sempre molto da raccontare, specialmente in ogni fase della propria vita, quindi per me è un'evoluzione in positivo sicuramente, è una crescita e quindi questa è la mia passione veramente più grande. Il mio disco è tanto tanto musicale. Posso dire finalmente, nonostante un periodo di stallo per tutti, che i live stanno tornando, io tornerò sul palco in concerto con Donna sulla Luna. Sono previsti per adesso 4 concerti ad aprile nel 2022. I luoghi sono Roma, Milano, Padova e Firenze e non vedo l'ora. Penso che quello che apprezzano i fan è che riescono forse a vedere Claudia prima ancora di Baby K, tutto il lato umano. Chi mi segue da tanto tempo, chi si è letto le interviste, si è preso la cura, diciamo, anche di seguirmi da un punto di vista un po' più umano e anche i pensieri che ci sono dietro la musica, magari ha apprezzato anche il mio percorso, ecco, insomma, la persona che c'è dietro la musica. Il palco dell'Ariston è un palco molto molto importante, il Festival di Sanremo comunque è un evento storico importante per la musica. Fino adesso non ci ho pensato
moltissimo e quindi non mi sono sentita di partecipare, però mai dire mai, mai dire mai.